architettura per il progetto sostenibile è il corso di laurea magistrale che ti permette di immaginare e progettare le città e gli edifici del futuro. Un'esperienza formativa in grado di rispondere a sfide contemporanee, a partire da quelle climatiche e sociali. Il corso consente di studiare e conoscere le tre dimensioni della sostenibilità: quella ambientale, quella sociale e ovviamente la dimensione della valutazione economica. I numerosi atelier di progetto interdisciplinari, insieme ai corsi, offrono la possibilità agli studenti di approfondire temi diversi e di acquisire competenze uniche con cui progettare edifici ecocompatibili e spazi urbani resilienti, lavorare in ecosistemi fragili, restaurare e trasformare manufatti esistenti, senza dimenticare l'inclusione sociale delle utenze deboli. I futuri progettisti hanno inoltre la possibilità di approfondire, attraverso corsi elettivi, metodi e strumenti di progettazione di involucri climaticamente adattivi e intelligenti e attività sperimentali nel settore dell'economia circolare, cui si aggiungono workshop professionalizzanti che cambiano ogni anno. Alla fine di ogni semestre, il corso di laurea organizza i Fire Days, ovvero le giornate dedicate alle Final Review, un'occasione per gli studenti di presentare i progetti sviluppati nell'ambito degli atelier e degli insegnamenti. Le Final Review non sono solo destinate alla scuola di architettura, prevedono la partecipazione di molteplici rappresentanti delle istituzioni pubbliche e degli enti privati. Il Politecnico di Torino offre agli studenti l'opportunità di prendere parte a team studenteschi e tirocini pre e post laurea in più di 30 istituzioni, per mettersi alla prova nel mondo professionale. I piani di studio, erogati in lingua italiana e in lingua inglese, promuovono la mobilità internazionale. I programmi Erasmus e di doppia laurea sono attivi in 20 paesi, coinvolgendo oltre 50 istituzioni nel mondo. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha affrontato ha posto molti interrogativi a docenti e studenti, che hanno risposto con una didattica a distanza, basata su nuovi modi di interagire, trasformando sopralluoghi, revisioni progettuali, lezioni e incontri, senza interrompere la loro attività. L'esperienza formativa è diventata nella nostra comunità un nuovo orizzonte di progetto.